Prima di tutto buonasera, perché bisogna un po' salutare questi fantastici cittadini di Brindisi. E ha ragione, è un momento veramente importante, però c'è da dire che le 2 settimane che sono passate sono state fondamentali e ci sono state buone nuove. Come voi tutti avete visto, abbiamo avuto un presidente alla Camera, appunto Movimento 5 Stelle, abbiamo avuto anche una vicepresidenza al Senato con Paola Taverna e abbiamo avuto anche tutta una serie anche di altre persone, sia diciamo come questori, eccetera. Questo cosa significa? Che quello che abbiamo promesso lo stiamo portando avanti. Questo è importante. Quindi se già abbiamo iniziato bene, continueremo bene. E quando parliamo appunto di quest'altro punto particolare della formazione del governo, quindi ci saranno le consultazioni con Mattarella nella prossima settimana, sicuramente le cose andranno in modo positivo. E poi c'è Brindisi, e le amministrative di Brindisi sono molto importanti. Brindisi ha risposto al Movimento 5 Stelle molto bene, con un risultato veramente fantastico. Questo cosa significa? Che i cittadini vogliono il cambiamento. Quello che io dico non è finita qui, non avete solo votato persone che vi rappresenteranno. Dice, poi magari ci scrolliamo di dosso le problematiche, no, le problematiche vanno portate avanti insieme. Qui ci sono degli attivisti, ci sono dei cittadini attivi e tutta la cittadinanza come ha votato, come ha espresso questa fiducia in questo cambiamento, deve cambiare anche la propria città. Questo significa che devono essere attivi e non passivi, essere a fianco di questo movimento e portare avanti questo discorso che ci sarà nelle amministrative. Avete già deciso quale lista avrà la certificazione? Guardate, questa è una cosa che viene dall'alto, sicuramente ci sarà una certificazione, ci sarà una lista che rappresenterà il Movimento 5 Stelle. A livello di governo invece è importante la leadership della Presidenza del Consiglio, mi spiego, Di Maio e Salvini possono fare un passo indietro o uno dei due per forza deve essere il candidato premio? Guardi, lei fa delle domande, io posso solo rispondere con quelle che sono le mie impressioni, che non possono essere quindi la realtà. Io so solamente una cosa, che noi abbiamo sempre detto che bisogna fare quello che i cittadini hanno votato. I cittadini veramente hanno espresso un voto del 32% a Luigi Di Maio. E noi faremo di tutto perché quello che i cittadini vogliono deve essere portato avanti. Siamo lì per questo.